Posizione leva cambio errata. Ah, ok, è accesa. È accesa, non si capiva, dunque, quindi chiudiamo la porta. Perfetto, il veicolo è pronto perché è talmente silenzioso che è abituato al motore. Quindi continuiamo. Ecco qua. Quindi abbiamo stazione radio. Avete volume, quel rito, quella... Possiamo cambiare le stazioni, abbiamo il navigatore, poi come vediamo c'è la chiamata dell'assistenza e tutti i vari comandi. Quindi adesso accendiamo il climatizzatore che dovrebbe essere già acceso. Anche perché c'erano abbastanza cocche, così. Adesso accendo. Ok, adesso c'è anche una porta USB, quindi se possiamo ascoltare la musica, chiudere la porta, il CD, eccetera eccetera. Ok, proviamo e vediamo come va. Via, siamo pronti? Giro per Torino. Vedi che sembra? Sembra volante della Y. Infatti anche il simbolo, guarda come sembra quello della Lancia. Infatti ho fatto il giro perché non sapevo. Silenziosa, silenziosa. Allora, i comandi sono scomodissimi, sì, perché non si vedono, sì, granché. Posizionati qua sotto, i comandi sono scomodi perché non riesci a vedere dove è direzionato. Dove direzionare questo proprio davanti sopra sotto. Okay. Allora, l'autonomia, come vediamo, è al 99%, anche la rigenerazione, perché vedo una frenata, c'è la freccetta della ricarica. Allora, tirando giù il piede della manetta, non ha l'accelerazione della Madonna, però è molto silenziosa. Adesso sentiamo un sacco di rumore, quindi l'evento, se togliamo l'evento, togliamo la radio. Allora, specchietti elettrici, finestrini elettrici sono davanti perché dietro sono a compasso forse, o non si aprono proprio, guardano poi i finestrini dietro, si aprono, no? Non riesco a capire. Si aprono, sembra che sono adesso, devo vedere. Adesso viene un po' più aria fresca, neanche più di tanto, no? Temperatura 33 gradi. E 40 dentro. Quest'auto ha fatto già 12.217 km, quindi lo usano tutto sommato. Cioè. Sta arrivando, alla ripresa, sì, 24 ore, sì, sì. Fresca. Fresca, sì, fresca, non è ghiacciata. Facciamo un giretto di un'oretta più o meno e poi la portiamo di nuovo la base. Beh, comunque l'hanno fatta per abbellire un po' con tutta questa roba in tappeta, quelle che non si capisce. Come funziona? Vabbè, la registrazione, sì, per un giorno, per un anno, c'è, cioè, per un giorno, dopo tutta la prassi 4 euro per 15 minuti, dal 16 minuti in avanti 0,26 al minuto, quindi non va a chilometro ma questa auto va al minuto, finché non la posiamo di nuovo in un punto di ricarica e con la testa la passiamo e da lì finisce il tempo. Quindi ogni volta che ci fermiamo il semaforo, aspettiamo, si paga rispetto ai chilometri tradizionali, quindi ha un funzionamento già diverso. Comunque spazio, domato per 4, spazio c'è, eh? I sedili non si possono buttare giù, quindi si può buttare fuori, non c'è tanta possibilità di carico volendo, sono i bagagliai che avremmo guardato, il bagagliaio classico. Facile da utilizzare come un'automatica, neutro, per folle, diretta, piede davanti e retromarcia. Allora, dopo circa 10 km, qualcosina in più o in meno, abbiamo una percentuale della massima porta aperta,
Eri, ma abbiamo una percentuale, come vedete, del 91%. Okay. Adesso vi farò vedere anche un'accelerazione. Dopo la faccio vedere come tutta la macchina, dopo facciamo l'accelerazione quando siamo al semaforo e accelero, vediamo la differenza di velocità tra questa auto qua, che non ha una grande accelerazione, però quando poi è lanciata viaggia abbastanza, è una tradizionale a motore termico. Vediamo la differenza con le altre auto, con l'elettrico, motore termico, anche se non ha una grande accelerazione perché ci mette un attimo a partire, poi va. Poi va, vedete? Poi non cambiando marcia, continua. Prova di accelerazione. Ferragosto in città, tutto chiuso, anche la Auchan. Allora, batteria 78%, chilometri effettuati più o meno una ventina, di meno forse, 18. Come vedete, 15 agosto, abbastanza libera la città. Finalmente arriviamo alla base, finalmente, per modo di dire, ovvio. Il giro non è stato male, divertente, poi oggi Torino si viaggiava veramente bene e tranquilli. Allora, chilometri hanno fatti più o meno un ventina e più, 73% di batteria, quindi si può girare tranquillamente in Torino senza problemi da una parte all'altra, perché l'autonomia è diciamo abbastanza, quindi non ha problemi, considerando che ho tenuto il climatizzatore acceso, infatti lo vedete qua nel display. Poi, come vedete qua nel famoso display che vi dicevo prima, cliccandoci sopra ci sono le varie impostazioni, la navigazione, e mettiamo stazioni più vicine, c'è ovviamente una, è questa dove siamo adesso, e le altre, tutti, vedete i metri, tutti qua i chilometri da una all'altra, qua sono abbastanza vicine come vediamo. Quindi ci sono i punti di interesse, vedete, destinazione recente, limiti itinerari preferiti, c'è veramente un sacco di roba. E come avevo già detto, c'è il pulsante da schiacciando, si parla direttamente con un operatore della Blu Torino in caso di non avessimo bisogno di qualcosa. Bene, adesso vediamo come fare per rilasciare l'auto. Quindi io sono arrivato al parcheggio, si può arrivare in qualsiasi stazione che abbiamo sul punto, nell'applicazione o nel sito, dove ho a memoria, dove lo sapete. Vedete che qua ce n'è già una davanti che è in carica, infatti è rossa. E come funziona? Quindi arriviamo in un parcheggio, possiamo anche prenotare il parcheggio, in modo che se per caso ci fosse il posto libero, cioè occupato, se è libero, rimane con la colonnina rossa, in modo che nessuno lo occupa e noi possiamo arrivare lì, se no in quel caso dovremmo cercare un'altra postazione, no? Quindi se uno fa un tragitto da una parte all'altra più lungo, per sicurezza può prenotare l'arrivo, in modo che ti tengano la colonnina libera per il parcheggio dell'auto. Quindi allora spegniamo l'auto, la chiave come vedete tanto rimane così, la nostra carta famosa gialla che abbiamo qua, quindi tiro freno a mano, si è spento tutto, vedete c'è scritto anche connettimi, quindi apro la macchina. Andiamo nella colonnina, faccio tiro via la pistola, c'è scritto comunque, apriamo lo sportello e colleghiamo l'auto, dopodiché chiudiamo la macchina, quindi torniamo di nuovo qui. Perfetto, facciamo la prova e l'auto è chiusa. Quindi il noleggio è terminato. Adesso posso tornare di nuovo a casa in bici. Alla prossima puntata. Ciao ciao!